Ciao a tutti, carissima amica o amico del Sagittario. Il cielo del mese di ottobre 2016 è un mese particolarmente agitato, che potrebbe vedervi distratti o impegnati totalmente, assorbiti nei vostri propositi. Tutto dipenderà da come seguirete la sua corrente. C'è da dire che in questo mese niente vi sfugge. E se vi adoperate in questa particolare attenzione, osservando il vostro mondo circostante, vi accorgerete che riuscirete con dinamicità a comprendere le differenze tra le aspettative che avete creato in voi stessi rispetto a quello che ricevete dall'esterno o dal prossimo. Ma è la sete di conoscenza che vi spinge al di fuori degli schemi, ma anche quella capacità di mettere in circolo le vostre idee che vi coinvolgerà con una tempra maggiore. Dunque sarete particolarmente inclini a difenderle le vostre idee. Bisogna vedere se questo concetto potrebbe portarvi a disperdere energie tra i giudizi di poco conto della mente, oppure se riuscirete a tener bada, specialmente a quelle figure che in qualche modo sembrano sfidarvi un pochino in questo contesto. Marte, invece, che sarà in semiquadrato al vostro cielo, vi spingerà in quella concentrazione, una concentrazione che però sia costruttiva solo per gli obiettivi essenziali, evitando di sprecare energie per altre questioni che sono veramente di poco conto e che di gran lunga non vi riguardano veramente, e che invece di darvi quindi dei riscontri o dei risultati sembrano porsi nelle contraddizioni. Questo aspetto, se lo seguirete attentamente, vi permetterà dunque di dare molto di più alle vostre attitudini soltanto senza perdervi in un bicchier d'acqua a causa degli altri. Ogni tanto bisogna comprendere che agire per se stessi non è un concetto così sbagliato, ma bensì una necessità utile per espandere le proprie capacità o concentrare le energie sugli obiettivi soltanto che si intende raggiungere. Il Sole, che sarà in sestile, vi appoggia ad abbandonare tutti quegli schemi, quelle abitudini del passato, rimodellando il vostro quotidiano, e inoltre vi porta a contatti con il mondo esterno che sicuramente cercherete di vivere in modo un pochettino più differente dal solito rispetto appunto al passato. Tuttavia, dovrei farvi una piccolissima raccomandazione. Siccome si tratta sempre di un mese un po' agitato, come espresso dall'inizio in cui ho iniziato a parlare, attenzione agli sforzi fisici, poiché le energie fisiche sono un po' altalenanti e dunque non strafate, mi raccomando, poiché si tratta di un mese impegnativo che non deve spingervi nell'oltre delle forzature. Ci vuole solo un piccolo occhio di riguardo in questo. Nella sfera sentimentale c'è da dire che sia per le giovani coppie che per quelle più vecchie sembra essere un mese abbastanza tranquillo, a meno che la persona con la quale state insieme non viaggia letteralmente nella strada opposta alla vostra. Intendo dire sia come idee sia come stile di vita. Dico questo poiché a voi piace coinvolgere le persone che amate nel vostro mondo, ma nello stesso tempo le mantenete sempre un po' al di fuori da qualsiasi dipendenza affettiva. Attenzione solo allo stress e alla stanchezza quotidiana che potrebbe condizionare, la vostra disattenzione nei riguardi delle persone che amate senza rendervene conto. C'è da dire che in ogni caso nell'ultima settimana di ottobre ritornerà in ogni caso una tranquillità energetica, un sollievo, ma cercate solo di non trascinare i problemi e le preoccupazioni a casa. Per le anime solitarie del Sagittario sicuramente vi è una gran voglia di uscire, di svagarsi, e questa occasione non mancherà di certo, ma avete una forma di allergia nei riguardi delle persone che sono troppo complicate o che vi procurano una sottile ansia. Forse non è proprio il mese buono per radicarsi in nuovi rapporti sentimentali. Attenzione alle tensioni che possono nascere anche nell'ambiente di lavoro o a causa del vostro impiego stesso, dovuto dallo stress che potrebbe amplificarsi nella visione degli insiemi. Forse potreste avere la sensazione che dovete impegnarvi di più per riuscire a trovare le giuste direzioni che volete ottenere nel concreto, e dunque l'umore potrebbe vacillare, così un po' come l'impazienza nei riguardi dei colleghi, dei capi, clienti, potrebbe un po' farsi strada. Cercate solo di mettere la pazienza,
un pizzico di pazienza al di sopra di ogni altra cosa. Anche per quanto riguarda la sfera professionale, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o per chi sta cercando da diverso tempo, sembrano non esserci grandi spinte dal cielo, ma ricordo che questo non è un oroscopo personalizzato, cioè mirato sulla persona singolare attraverso la sua ora di nascita, e dunque mi sarebbe proprio impossibile leggere ognuno di voi e tutto potrebbe essere, come invece non essere. Collettivamente parlando, tuttavia, il cielo planetario è questo. Il consiglio delle stelle per voi sarebbe questo. Il mese di ottobre 2016 è un mese contornato da alcune tensioni. Cercate solo di viverlo nella direzione più giusta possibile, senza lasciarvi trascinare da quegli impulsi incontrollati. Marte, che sarà in semi quadrato al vostro cielo, vorrebbe spingervi a dare ascolto di più alle vostre necessità e investire maggiori energie solo per le questioni essenziali del vostro quotidiano. Ma potreste cadere nel tranello di dare importanza a situazioni o a cose di poco conto. Starà a voi controllare questo impulso, cercando di dare il più possibile energie ai vostri obiettivi soltanto. Il Sole, che sarà in sestile al vostro cielo, vi appoggerà notevolmente per donare una forma di modellamento nel vostro quotidiano, spingendovi a mettere da parte tutte quelle vecchie abitudini o schemi del passato. Nella sfera sentimentale e professionale sembra un po' regnare una calma per quanto concerne grandi o importanti novità. Non vi lasciate solo trascinare dalle tensioni che potrebbero sorgere, specialmente tra voi stessi e le altre persone, altrimenti dovrete pensare a sfogare in qualche modo lo stress accumulato. C'è da dire che la pazienza sarà il toccasana per affrontare questo mese nel migliore dei modi, sfruttando le energie in ogni caso a vostro favore, perché quello è l'obiettivo. Detto questo, mi sembra di avervi detto tutto ciò che mi era possibile. Vi auguro un buon ottobre 2016. E ci risentiremo di nuovo qui su Astrolibraria prossimamente.